Cari amici, buongiorno. Siamo al Red Rationem, siamo di rientro. La corsa ai funghi, ai porcini, alla bella stagione, al tempo bello, ai boschi è giunta alla fine di quest'anno, come tutti gli anni. Entro la fine di ottobre noi chiudiamo la cassa. Quest'anno è stata magra, magra nel senso meteorologico, magra nel senso della raccolta dei funghi, magra anche per le gite, perché la siccità sinceramente non è foriera poi di tanta voglia di andare in giro a vedere cosa, a vedere le piante secche, a vedere bruciato il micelio dei funghi, a vedere la siccità è una cosa veramente diciamo deprimente. A differenza di altri anni, quest'anno me ne vado molto volentieri. Perché? Perché sinceramente è stata una corsa a diciamo, rinnovare sempre qualcosa, a inventare sempre qualcosa. Funghi pochi abbiamo avuto. Io sono venuto qui in questo posto, in questa panchina, come gli anni passati, il 23 di giugno di quest'anno. Il 23 di giugno arrivai qua e proprio in questo posto, in questa zona, 30 metri, 50 metri da qua, mi misi in giro il giorno in cui arrivai e trovai 3 o 4 kg, ora non lo ricordo bene, di boletus meravigliosi, gli estivalis, i migliori, i più saporiti. Tra l'altro, spesso sono abitati questo tipo di fungo. Nella fattispecie erano deliziosi, erano veramente intonsi. Io dico io, se tanto di me dà tanto, vuol dire che quest'anno faremo il pieno. Col cacchio, questa bontà è durata una decina, 15 giorni. Era già iniziata la siccità che è durata circa 2 mesi, quindi metà di giugno, luglio, agosto, fino a settembre. I funghi che erano previsti, tipo per esempio le russule, in quel periodo non sono nate. Ripeto, il micelio è stato bruciato dalla siccità, dal secco. Vabbè, comunque non è che sia una tragedia, eh? Se invece dei funghi si possa mangiare tranquillamente le bracioline, faccio per dire. Comunque sia, andiamo avanti. Abbiamo avuto poi all'improvviso un paio di acquazzoni che potevano essere prodromo, diciamo, di un ritorno alle regole, alla normalità, cioè alla pioggia. Niente, nulla di tutto questo. Anche lì è durato, diciamo, una giornata e mezzo di acqua, ma di acqua è venuto a slavare il terreno, non alla penetrazione, non all'assorbimento del terreno, no, a portar via e quindi praticamente non ha lasciato traccia positiva in questo senso. Per cui tutte le volte abbiamo rimandato, rimandato, tanto la stagione ci sarà, vedremo, vedremo. All'improvviso ci sono stati 3 giorni di acqua di quella buona, di quella vera. Eravamo alla metà di settembre. Ci siamo goduti questa dolce attesa dalla metà di settembre alla fine di settembre, perché dobbiamo calcolare che mediamente dalla pioggia alla nascita dei funghi si parla di circa 2 settimane, ripeto, come in regola. E in effetti, puntualmente, con la fine di settembre abbiamo avuto la possibilità di raccogliere una quantità, diciamo, notevole rispetto a tutto quello che è stato il disastro del passato, di buoni funghi edulis, i migliori dopo gli estivalis. Ci siamo divertiti, sì, però cos'è successo? Che questi boschi che per la siccità erano stati abbandonati dai cercatori di funghi, all'improvviso la notizia che era piovuto, la notizia che c'erano dei funghi, ha fatto precipitare un'orda barbarica, un'orda belluina come le scimmie catarrine urlanti dentro i boschi e hanno depauperato, hanno spaccato, rovinato, hanno calpestato per esempio le amanite, le muscarie, che è il fungo di Biancaneve, non è edule, però è talmente bello nel bosco che non vedo per quale motivo lo si debba spaccare. Comunque sia, orde di 4-5 pseudo cercatori, perché cercare una cosa e trovare un'altra, di questa, alle 6, 6 e mezza di mattina
all'albergio erano già lì pronti come delle arpie a rovinare i boschi, perché le hanno rovinati, li hanno rovinati. Ci siamo salvati noi perché abbiamo fatto delle selezioni. Io per esempio sono andato in posti inusitati, in posti lontani, dove non si sentivano neppure appunto queste scimmie catarrine che urlavano. Comunque sia, la situazione è questa e non ci si può fare nulla. Io ora me ne riparto. Voglio ringraziare gli amici che hanno avuto tanta pazienza con noi perché mi hanno dato una mano. Non lo saprete, comunque mia moglie non doveva venire quest'anno e quindi non sarei venuto neppure io. Però poi abbiamo, diciamo, avuto un dialogo con il medico, eccetera, eccetera, e ci ha suggerito tutto sommato di venire. Non ce ne siamo pentiti, funghi a parte. Anche Bruna ha fatto la sua buona parte in relazione, diciamo, a quello che è stata la situazione. E ci siamo anche divertiti. Ora ci ripartiamo, ci ritorneremo indietro. Faccio un ringraziamento agli amici tutti, a coloro i quali da Livorno sono venuti su a trovarci, abbiamo passato un meraviglioso Ferragosto insieme a cari amici con i quali noi andiamo, io vado a pescare all'isola della Capraia, questi amici sono venuti, ci sono venuti a trovare e poi abbiamo avuto altre visite grate da Livorno, altri amici che mi hanno chiesto di raccoglierli. I chiodini, gli armillari a melea, perché poi li hanno lavorati, eccetera, eccetera. Mi sono prestato ben volentieri. Insomma, in poche parole, non ci siamo annoiati. Tutto qui. Questa panchina spero di tornare a farvela rivedere anche l'anno prossimo, il che significa che siamo ancora vivi, do per scontato, ma ancora efficienti, anche questo lo do per scontato, con la prospettiva, non solo speranza, ma quasi la certezza, che anche Bruna si rimetta in pieno. Quindi a tutti gli amici di YouTube, i quali hanno mostrato nei miei confronti un interesse inusitato, non me lo aspettavo tanto, qualche video è venuto mezzo e mezzo, qualche altro è venuto discutibile, però la maggior parte però è piaciuto, anche perché come avete visto sempre io metto me stesso, improvviso, quando si improvvisa qualche volta si prendono anche delle cantonate. Mi dolgo delle cantonate, mi beo di ciò che è stato positivo. Arrivederci, amici, all'anno prossimo. Avrete poi comunque nel frattempo dei video dal mare alla pesca. Il mio secondo amore dopo Bruna, terzo i funghi. Arrivederci, a pientò!